Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon lunedì, buon inizio di settimana. Allora, giornali, in parte, capirete perché questa precisazione, in parte, è l'eco che non smette di, diciamo, di crescere, di quello che dovrebbe essere chiamato lo scandalo degli eurosocialisti o lo scandalo sul lato italiano degli esponenti del PD e che invece più pudicamente viene da alcuni definito lo scandalo all'Europarlamento. Insomma, i pagamenti, secondo la tesi accusatoria, nei confronti di parlamentari in carica, ex parlamentari, assistenti, figure di vertice di ONG impegnate teoricamente per la difesa dei diritti umani, per, diciamo, sbianchettare, ripulire, fare un po' di make-up all'immagine del Qatar alla vigilia dei mondiali contestatissimi di calcio. Perché abbiamo detto in parte è questo il tema a dominare i giornali? Perché, diciamo, si intuisce uno sforzo titanico nelle redazioni di Corriere, Stampa e Repubblica per mimetizzare la cosa, per nascondere dietro a un cespuglio. E insomma, cerca, 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 è venuto utile un tragico fatto di cronaca nera avvenuto vicino Roma. Signore che ha sparato nei confronti dei membri di un'assemblea di condominio, ci sono stati tre morti, ma poteva essere una carneficina, la pistola a un certo punto si è inceppata, c'è stato un altro condomino che è stato molto bravo a fermare lo sparatore. Cioè, sta di fatto che un po' questo, un po' gli incidenti del weekend, eccetera, sulle strade consentono al Corriere della Sera di arrivare a pagina 8, a Repubblica di arrivare a pagina 12, alla Stampa di arrivare a pagina 10. E insomma, l'operazione di mimetizzazione si è svolta nel weekend con una certa lena. Le novità ulteriori di ieri, le prese di posizione di Paolo Gentiloni, il coinvolgimento di un altro socialista belga dal cognome italiano Tarabella, che era uno di quelli che era diventato noto sui social per una sua sfuriate in Parlamento nei confronti di Matteo Salvini. Vedremo tutto questo, un po' di cronache, anche un paio di commenti, Augusto Minzolini sul giornale, mentre un commento molto severo sulla sinistra, meritoriamente, tante volte critichiamo questo commentatore, ma oggi fa un commento coraggioso, Alessandro De Angelis, viene sbattuto a pagina 25 della Stampa, quindi dovete munirvi. Ve la ricordate la spugnetta per umettare il dito dei vecchi impiegati di banca? Sfoglia, sfoglia, sfoglia fino a pagina 25, poi di un potente microscopio e troverete De Angelis. Cosa manca? Mancano un paio di riflessioni a nostro avviso. Una che ha fatto ieri Federico Punzi sui canali social, il direttore di Atlantico, dicendo: ma se il Qatar pagava così, figuratevi che sarà accaduto con la Cina da 10, da 15 anni. Qualcuno se la pone questa domanda? E ancora, altra domanda che riguarda in particolare un settore della sinistra. Panzeri, l'ex eurodeputato PD, era transitato in articolo 1, era persona che aveva avuto vicinanza culturale e politica con i vari D'Alema, Speranza, eccetera. Un'altra domanda che sorge è: ferma restando la presunzione di innocenza che qui è sacra, anzi, le cose giudiziarie ci interessano fino a un certo punto, ci interessa il dato politico, ma possibile che una volta è la Cina con le mascherine, i respiratori, eccetera, una volta sono le forniture militari alla Colombia, un'altra volta è il Qatar. Insomma, c'è una specie di fascinazione per regimi che, diciamo, sembrano avere anche delle potenti capacità di lubrificazione e persuasione. Va bene. Come vi dicevamo, molto spazio alla strage in una riunione condominiale, tragedia di per sé, ma insomma anche funzionale a occupare le prime pagine in una giornata difficile. Sulla politica non c'è moltissimo, però noi vi segnaliamo qualcosa. Allora, con foto tutta da interpretare, c'è stato un pranzo ad Arcore con Silvio Berlusconi, le immancabili Fascina e Ronzulli, più i ministri, i viceministri, i sottosegretari di Forza Italia. Vedremo le foto, tutti che sorridono e dicono: ciao mamma, c'è una persona triste che non sorride. Vedremo, vedremo. Magari si è trattato del momento in cui il fotografo
accolto quella situazione là. Eli Schlein che ci fa sapere che oggi prende la tessera del PD, oggi alle 17:30 alla Bolognina, e sti cazzi diranno a Oxford, e no, però invece la cosa è significativa perché, lo diciamo ai giovani militanti dei partiti, vedete com'è cambiata la consecutio temporum, prima ci si candida alla segreteria di un partito e poi eventualmente si prende la tessera, ma anche questo è un aspetto sul quale non troverete riflessioni sui giornali di oggi. O peraltro ieri sera c'erano in TV da una parte Elly Schlein e dall'altra Stefano Bonaccini. Piccolo dettaglio, la Schlein era da Fabio Fazio, la cui comunicazione è curata dalla medesima società di comunicazione che cura la comunicazione di Bonaccini. Vedete com'è? Com'è piccolo il mondo? Com'è piccolo il mondo? Va bene, c'è un'intervista a Carlo Nordio, al Corriere della Sera, che fa seguito a un'altra intervista del Guardasigilli ieri sul Messaggero, alla quale reagisce positivamente, Matteo Renzi, sentito a sua volta dal Messaggero. E poi ci saranno un po' di segnalazioni finali, tenetevi forte perché c'è una Conchita De Gregorio da leccarsi i baffi, vi svolterà la mattinata. Va bene, incamminiamoci le aperture, la verità e il vizietto della sinistra a fare affari con i diritti umani. Lo scandalo corruzione all'Europarlamento ha gli stessi ingredienti di quelli su Mauro e Casellini, sigle umanitarie, progressismo e traffici nascosti sotto la patina dei virgolette buoni. Almeno smettano di fare la morale. Così l'apertura della verità Libero con quattro foto. Alessandra Moretti, eurodeputata, Emma Bonino, passionaria di mille battaglie, Andrea Orlando, già ministro della giustizia e poi del lavoro, e Enrico Letta, tuttora segretario uscente del PD. Titolo e occhiello di Libero sono francamente azzeccati. Mazzette sotto il naso, gli sbadati del PD. Il Fatto Quotidiano, Eurotangentopoli, parte la caccia ai fondi offshore, e quindi sì, già si va in cerca di conti correnti in paradisi fiscali. Vedremo se la caccia porterà a qualcosa. Il Giornale sotto la testata, Qatar, euromazzette infinite, il Copasir aveva denunciato, ma il titolo principale è un po' di pride azzurro, di orgoglio di Forza Italia, Berlusconi in campo, è la foto, diciamo, di Arcore, piano per le pensioni, il Cavaliere raduna i suoi e blinda il governo Meloni. Con noi è più forte l'impegno minime a 1.000 euro. Va bene. Il Messaggero, e qui diciamo viene, cominciamo a valorizzare, ma in questo caso sono giornali romani, quindi la cosa è anche comprensibile, la strage della follia, orrore a Roma, un uomo spara e uccide tre donne durante una riunione di condominio, è stato arrestato, così anche il Tempo. Spara e uccide tre donne, tragica lite condominiale. Attenzione però ai tre quotidiani cosiddetti maggiori. La Stampa, allora, qui preparatevi, diciamo, serve il potente microscopio per individuare il Qatar. La Stampa, sotto la testata, due foto molto grandi. Da un lato la foto di una delle persone uccise nella riunione di condominio accanto a Giorgia Meloni, perché la Presidente del Consiglio conosceva questa persona, ieri ha fatto un post su Facebook molto addolorato, umanamente dispiaciuta per questa morte così ingiusta, morire per il condominio. Accanto una ragazza, perché purtroppo in Piemonte su un'automobile c'è stato un tragico incidente, dei ragazzi, tre hanno perso la vita, morire per la movida, quindi morire per il condominio, morire per la movida. Poi il carcere senza diritti, il faro dell'Europa sulla concorrenza, insomma, soltanto nel taglio medio trova posto questo titolo: tangenti, UE, arresti convalidati e Bruxelles teme altri indagati. Piccino, 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 l'annuncio. Quattro righe di De Angelis, che poi però dovrete andare. Mettete le scarpe, una lunga camminata, lo trovate a pagina 25. Anche il Corriere della Sera non scherza, la strage del condominio, e poi i mondiali via social, irrigare i campi con un'app, del ministro Nordio, l'arma rubata al poligono, Alessandria non si ferma al controllo arrestato, pane bianco, le scelte moderate, cerca, 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 solo nel taglio medio, Qatar, favori e perquisizioni, Caili, Panzeri, sì all'arresto. E poi andiamo a vedere Repubblica. Allora, sotto la testata, tre donne uccise, shock a Roma. Al Teatro Parenti di Milano, Milano-Teheran, le voci della rivolta sfidano il regime.
PNRR, la scure di Meloni è il titolo principale, il sondaggione di Diamanti, gli immigrati fanno meno paura e meno notizie, ma insomma il Qatar dove sta? Dove sta il Qatar? Sta in un sommario al Parlamento UE, altri quattro italiani nel mirino per il Qatar Gate. Insomma, cerca, cerca, cerca. Abbiamo trovato, ma tra poco andremo a fare un focus sulla impaginazione di Corriere, Stampa e Repubblica. Oggi immaginiamo sforzi titanici in redazione. Va bene, fatto il sommario e lette le prime pagine, andiamo a fare una raffica di segnalazioni iniziali dalla verità. Allora, è Francesco Borgonovo che torna sul tema della mascherina, insomma, torna il feticcio della mascherina, anzi, diciamo, il contagio del presidente Mattarella è diventato, come sapete, nei giorni scorsi il pretesto per una serie di personaggi crisanti, eccetera, dire: ah, che imprudenza, senza mascherina, volete vivere senza mascherina, ma siete matti, eccetera. Stefano Graziosi, che peraltro sentiremo questa sera alle 19, che scrive un pezzo che fa pandan con il suo pezzo di ieri. Nel suo pezzo di ieri, stiamo parlando della censura Twitter pre-mask, diceva: guardate che su Trump una certa operazione censoria è partita prima del tragico 6 gennaio. E stavolta ci dice c'è stata anche una pressione di Michelle Obama. Poi, grande inchiesta di Maddalena Loi sugli effetti collaterali della vaccinazione, in particolare sulle persone più giovani. Poi, ampia sezione Qatar. Fabio Amendolara sulle nuove perquisizioni e ispezioni nei confronti degli eurodeputati socialisti. Flaminia Camilletti che fa una specie di radiografia di chi c'era nei board e tra, diciamo, le personalità coinvolte nelle ONG, che pure sono dentro questa vicenda. L'editoriale di Maurizio Belpietro che fa tre esempi: il caso Casarini e la sua ONG sull'immigrazione, il caso Soumahoro, arcinoto, e ora questo caso eurosocialista. Un filo rosso collega i furbacchioni dei diritti, l'evocazione del tema dei diritti umani, eccetera, che però spesso nasconde qualcos'altro. Inchiesta di Laura Della Pasqua sui costi del green. Che si tratti di auto elettriche, di ammodernamento tecnologico delle case, quanto costano i nuovi standard verdi? E Mario Giordano che si rivolge a Elly Schlein e poi le interviste del lunedì. Allora Alessandro Rico sente il professor Sinagra, giurista che è intervenuto alla Corte Costituzionale a supporto delle contestazioni contro la normativa sui vaccini, Federico Novella che sente Bruno Vespa, Carlo Cambi che sente il ministro Musumeci, Fabio Dragoni che sente il filmmaker Severgnini, quello che ha fatto il film su gli immigrati che avevano pagato degli scafisti sono stati portati fino alla Libia, finiti in un campo di detenzione, torture, volevano tornare indietro. E gli scafisti dicono: no, tu adesso devi andare avanti. E fin qui è semplicemente l'orrore di cui sono state oggetto queste persone. Ma Dragoni ripercorre con Severgnini ciò che, per esempio, Severgnini aveva raccontato la scorsa settimana nel programma di Nicola Porro. E il suo film è stato presentato in Italia un festival dove c'erano le ONG, è stata interrotta la proiezione. No, non, insomma, le cose sgradite a una certa narrazione ONG non si possono trasmettere. E infine la Cazzaniga che sente Alfredo Ambrosetti, storico fondatore, diciamo, degli eventi sul lago di Como, insomma, conoscete quella vicenda e la biografia di Ambrosetti ripercorsa in questa intervista è particolarmente interessante. Allora, andiamo su questa storia del Qatar. Cosa c'è e cosa non c'è sui giornali e cosa dovete cercare con, diciamo, un po' di tenacia. Allora, ovunque pezzi sulla perquisizione dell'eurodeputato belga Tarabella, è un socialista di origini abruzzesi. Ovunque il ricordo del suo video social in cui diceva, no, del suo video in Parlamento, poi divenuto virale sui social, in cui diceva a Salvini: sei un fannullone, noi stiamo qui a lavorare. Ovunque citazioni del padre dell'eurodeputata greca, pure lui fermato perché usciva da un albergo con un trolley pieno di soldi. E invece il giornale approfondisce il fatto che Panzeri, ormai eurodeputato, avesse comunque un pass attraverso il quale poteva muoversi fisicamente e non solo fisicamente in tutto il circuito di Bruxelles.
Ma vedere però, perché a me pare, ecco, preparando questa rassegna, a me sembra questo il dato oggi da chiarire: l'operazione di mimetizzazione sui tre giornali maggiori, la stampa. Allora, abbiamo descritto la prima pagina: morire per il condominio, morire per la movida, insomma, di tutto. Pagina 2, il condominio, un giorno di ordinaria follia. Pagina 3, Meloni, il dolore per l'amica perduta. Nicoletta, non è giusto morire così. Pagina 4, Gianluca Nicoletti, che fa il tema, ben scritto, la banalità del malessere, gli alieni della porta accanto. Pagina 5, pubblicità. Pagina 6, manovra, pressing di Forza Italia sulle pensioni. Pagina 7, allarme dell'Europa sulla concorrenza. Pagina 8, intervista a Bonaccini sul PD che deve venire. Pagina 9, Flavia Perina, sindrome Michetti, perché il centrodestra non trova ancora il candidato del Lazio. Insomma, cerca, 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 cerca. Siamo arrivati a pagina 10 della stampa, il lettore comincia ad avvertire che c'è stato un problema a Bruxelles a proposito del Qatar, ma anche qui l'operazione di mimetizzazione prosegue, perché a pagina 10 non trovate nella titolazione la parola PD, socialisti, Bruxelles, lo scandalo s'allarga, s'allarga. Tangenti dal Qatar, convalidati 4 arresti, oltre alla Cahili sarebbero 4 gli eurodeputati indagati. Poi Panzeri e il ruolo della moglie. E nella pagina accanto approfondimenti su questo Tarabella, quindi dice: ah, che zozzone, questo socialista però è belga. E poi meraviglioso Brando Benifei, questi personaggi, diciamo, di solito quando il PD deve scrollarsi di dosso un po' di voti, manda in TV una delle fantastiche quattro, no? Serracchiani, Moretti, Morani, come si chiama quell'altra? La Malpezzi. Però adesso si aggiunge, non in quota rosa, in quota azzurra, Benifei. E che dice con tutto il PD, diciamo, questi sacchi di soldi è stata la destra a frenare norme più rigide. Va bene, così, Benifei. Poi arriveremo a pagina 25 a De Angelis, relegato in un angolino. E abbiamo visto la stampa. Andiamo a vedere come si comporta Repubblica, anche qui non si scherza. La pagina 1 l'abbiamo vista. Le donne uccise, il PNRR, gli immigrati, Teheran, tutto. Per trovare il Qatar c'è un sommario al Parlamento UE, altri 4 italiani nel mirino per il Qatar Gate. Pagina 2, strage alla riunione di condominio. Pagina 3, il killer e i suoi fantasmi. Pagina 4, PNRR, regioni e comuni in rivolta. Pagina 5, i target mancati, sempre il PNRR. Pagina 6, il clima è cambiato, gli immigrati non fanno più paura. Pagina 7, pubblicità. Pagina 8, liti in maggioranza sulle pensioni minime e manovre in alto mare. Pagina 9, Berlusconi striglia i suoi ministri. Pagina 10, pubblicità. Pagina 11, commissione d'inchiesta su Mani Pulite. È stato presentato un disegno di legge da parlamentari di Forza Italia. Si incazza Miguel Gotor, che firma un pezzo, Gattopardi e nostalgici che vogliono riscrivere la storia di Tangentopoli. E cerca, anche qui vi siete consumati il dito. A pagina 12 arriva il Qatar Gate, quindi anche qui la titolazione è niente PD, niente so Qatar Gate, i nuovi nomi dalla tela di Panzeri, sigilli agli uffici italiani. E poi a pagina 13 la mail di Cozzolino. E lo ricordate, era uno di quelli che, se ricordiamo bene, aveva votato, diciamo, a favore della Russia recentemente, cioè, anche lì smentendo la tesi, ah, ma gli impresentabili sono quelli di destra, e poi andati a vedere. E c'è una mail di Cozzolino, una lettera ai socialisti per, tra virgolette, salvare l'emirato, sempre, diciamo, per trattare bene, politicamente parlando, il Qatar. Quale può essere il pezzo? Un aspetto interessante, pur diciamo nella collocazione discutibile dopo pagina 12 della questione, che cosa c'è nel pezzo di Foschini e Tito? Vengono citati, oltre ai personaggi che sono stati già oggetto di provvedimento restrittivo, una serie di altri personaggi che sono variamente sotto indagine. C'è un quarto nome, Davide Zoggia, un pezzo da 90 della sinistra italiana di un quindicennio fa, ex deputato italiano, fedelissimo di Pierluigi Bersani e responsabile organizzativo del PD durante la segreteria Epifani. A lui hanno sequestrato il telefonino perché viveva a Bruxelles in una casa di proprietà
di Giuseppe Meloni, che è un'altra delle persone coinvolte. Anzi, con lui ha condiviso fino a qualche settimana fa anche l'ufficio. Occhio al caffè. Zoggia è nello staff di Pietro Bartolo, ve lo ricordate, il medico di Lampedusa, quello che... Ma anche, spesso gli assistenti sono condivisi, in quello del capogruppo Dem, Brando Benifei. Proprio quello che abbiamo visto prima, diceva, è la destra che è cattiva. Tutti questi parlamentari non sono stati assolutamente toccati dalle indagini. E infatti qui il tema, se possiamo dire, poi le indagini faranno il loro corso e se ci sono stati episodi di persone, cioè, chiaramente acquistate per sostenere una tesi, è giusto che paghino quel che devono pagare. Però a noi interessano di più gli aspetti politici, che sono due. Sul lato esterno, il fatto che, diciamo, il sistema politico, in particolare sul lato sinistro, così spesso retoricamente droit de l'hommiste, sia invece risultato poroso da parte di dittature. Dall'altra, sul lato interno, il fatto che ci sia tutto questo apparato inestricabile di persone che non vengono rielette ma restano nel circuito, non vengono rielette ma fanno gli assistenti, non vengono rielette ma fanno i consulenti, e passano da una regione al Parlamento europeo, al Parlamento italiano, con un elemento, diciamo, per cui viene poi messo davanti il benifei della situazione, diciamo, persona, come dire, assolta per non aver compreso il fatto. E dietro poi, diciamo, restano gli operativi. Ma questo sia detto non con riferimento ad eventuali atti illeciti. Io mi riferisco alla parte tutta politica, alla parte lecita, le figurine davanti e poi i manovratori. Andatevi a vedere com'era composto l'ufficio ministeriale di Roberto Speranza. Erano tutti vecchi marpioni che risalivano ai tempi in cui Bersani faceva il ministro. Dice perché erano molto bravi, perché erano competenti, perché avevano esperienza ministeriale. Può darsi, è una delle spiegazioni possibili. Una delle. Corriere della Sera, allora pure qui, prima pagina, la strage del condominio, l'arma rubata al poliziotto, qualunque cosa. Pagina 2, il killer e l'odio per i condomini, vi uccido tutti. Pagina 3, il manager eroe ha preso la mira contro di me, ma l'ho disarmato. Pagina 4, pubblicità. Pagina 5, il dolore per il figlio, l'arma rubata al poligono. Pagina 6, la contabile, la segretaria, la consigliera, da tempo lui le prendeva la mira. Quindi Corriere della Sera, Giornale di Milano, dedica 6 pagine all'assassinio di Fidele. Pagina 7 pubblicità, pagina 8 si arriva finalmente a Bruxelles. Anche qui titolazione mimetizzante, Panzeri e Cailli restano in carcere, Metsola assiste a una perquisizione. Va bene. Così abbiamo visto come i giornali coprono, ma non nel senso, diciamo, del coprire la notizia, nel senso di anglosassone, cover, coprire qualcosa nel senso di occuparsi di qualcosa, no, coprire nel senso proprio di metterci un telo sopra, come avviene la copertura su Corriere, Stampa e Repubblica. Che cosa restano da vedere? Un paio di cose obiettivamente azzeccate che trovate sul Libero questa mattina. Allora, pezzo di Alessandro Gonzato a pagina 2 sulla Moretti che lodava il Qatar. Ieri la Moretti si è molto incazzata perché un giornale, credo fosse il Fatto Quotidiano, ha usato il suo nome. Beh, lei non è indagata assolutamente, però Gonzato sul Libero giudiziosamente va a vedere una serie di interventi anche sui social che la Moretti aveva fatto sul Qatar cantando la canzone il Qatar sta facendo progressi, eccetera. Ma ora la Moretti nega tutto e minaccia querele. Mentre a pagina 4 Pietro De Leo è con una foto che ci mostra con l'ormai noto turbante Emma Bonino, Bonino con Panzeri ma a sua insaputa. E in effetti De Leo commenta l'intervistina un po' curiosa fatta ieri al Corriere della Sera, la firmava Alessandra Rachi da Emma Bonino, che sicuramente non c'entra niente su questa vicenda, l'onestà personale di Bonino non è mai stata messa in discussione da nessuno, però è una delle ONG coinvolte, è stata fondata da lei con persona a lei vicina, Figgia Talamanca. Lei stessa era componente del board dell'altra ONG, quella di Panzeri. L'intervista di Bonino è non so, non ricordo, non voglio sapere, magari è assolutamente, anzi,
Diamo per acquisito che sarà certamente così, però cioè, si sono lette dichiarazioni più incisive, più assertive della Bonino, che quando vuole è molto combattiva, in questo caso un po' elusiva. Va bene, gli sbadati, eh? La Moretti e la Bonino su Libero. Andiamo a vedere due commenti su questa vicenda, Minzolini sul giornale e De Angelis sulla stampa. Minzolini. Superiorità morale, così crolla la bugia, a volte si rimuovono il passato e le proprie convinzioni ideologiche ed etiche in un batter d'occhio. Con un colpo di spugno si cancella dalla memoria ciò che si è predicato per mezzo secolo. L'opera di corruzione del Qatar nel Parlamento europeo per favorire una sorta di amnesia collettiva e istituzionale su come i diritti umani vengano calpestati in quel paese ha avuto un unico interlocutore protagonista, la sinistra. Questo, almeno per adesso, è un dato di fatto. E solo ora, in assenza di una linea di difesa credibile, il commissario europeo Gentiloni, ex premier del PD, ammette: penso che la sinistra abbia riconosciuto che comportamenti di corruzione non sono appannaggio della destra o della stessa sinistra, i corrotti sono di destra e di sinistra. Chiuse virgolette, Gentiloni riprende Minzolini. Ragionamento che non fa una piega, perché l'onestà, come la corruzione, non ha colore. Purtroppo, però, la sinistra, in tutte le sigle cangianti con cui si è presentata negli anni, ha sempre teorizzato il contrario. È sempre vissuta da Berlinguer in poi nel mito della propria diversità, pardon, della propria superiorità morale, un totem che ora viene drasticamente meno. Conclusione, per cui non c'è alibi, motivazione e ragione che in questo caso possa coprire il marcio. Questa vicenda è la pietra tombale sulla diversità della sinistra, perché la corruzione investe l'ultima bandiera di quel mondo, cioè la difesa dei diritti umani, delle libertà e del rispetto dei lavoratori, le battaglie su cui partiti e sindacati si sono concentrati. Andiamo a vedere anche De Angelis, e anche qui incamminatevi sulla stampa fino a pagina 25, poi insomma prendete un potente microscopio perché la cosa è schiacciata nella colonnina di sinistra. La sinistra muta tra mogli e affari e De Angelis mette in questo caso opportunamente insieme la vicenda Soumahoro, la vicenda Panzeri e conclude: scherzi a parte, in questo assurdo dei principi c'è chi arriva a consumare il reato senza neanche l'alibi ipocrita del virgolette rubare per il partito. Ma l'assenza di una messa a tema della questione morale da parte dei vertici della sinistra rivela un meccanismo omertoso generalizzato, le cui radici sono nel fatto che, virgolette, può capitare a tutti di ritrovarsi tra colleghi o famiglie, altri Soumahoro o Panzeri, in un partito schiacciato sul governismo affaristico dove il tesseramento è affidato ai capi bastone. Quindi attenzione, perché De Angelis, che è affetto, diciamo, da quella sindrome di superiorità morale di cui parla Minzolini, però dentro questo circuito fa un'operazione intellettualmente onesta. Dice: se abbiamo scelto come sinistra il governismo fine a se stesso più il tesseramento affidato ai capi bastone, e poi ognuno deve preoccuparsi: oddio, stai a vedere che il mio vicino di banco ha un problema. Di qui un certo imbarazzo e un certo silenzio. Va bene, e che cos'altro c'è da segnalare di cose politiche? Allora, va bene, in altri tempi sarebbe stato un appuntamento importante, oggi già. Appuntamento così un po' malinconico, e questa foto ad Arcore, Berlusconi ha radunato per un pranzo pre-natalizio i suoi ministri, viceministri, non vedo i presidenti di commissione, vedo però i vicepresidenti della Camera e del Senato, Mulè e Gasparri, e va bene, ciò che viene fatto circolare è un impegno sulle pensioni minime, ma è la foto che trovate un po' ovunque, io sono sul giornale, ma la trovate sul Tempo, sul Corriere, bel giardino, uno scorcio del giardino di Arcore, sorride Zangrillo, sorride Pichetto, sorride la Bernini, sorride Cattaneo, sorride più di tutti Sisto, sorride l'amichetto con cui faceva i pullman alla Fascina, che ora è diventato sottosegretario al lavoro, ride la Ronzulli, ride la Casellati, ridono tutti, tranne terzo da sinistra, Gianni Letta, che non ride e sembra triste e consapevole della situazione. Va bene, ma magari solo, diciamo, il momento in cui è stata scattata la foto, magari sorrideva anche lui, però in quell'istante non ride, c'è niente da ridere, magari gli passava per la mente.
Sul giornale il ritratto del lunedì di Luigi Mascheroni è stavolta la persona ritratta è il governatore De Luca, definito nel corpo dell'articolo De Lukashenko. E questa era una cosa da titolo, e invece però la definizione De Lukashenko, molto efficace, di Mascheroni la trovate soltanto nel corpo dell'articolo, che però è assai godibile. Il ministro Nordio. Allora, ieri aveva fatto un'intervista importante al Messaggero, alla quale oggi reagisce sul medesimo Messaggero, che dunque cerca di dare continuità alla sua intervista, Matteo Renzi. È sentito Renzi da Ernesto Menicucci, a Renzi è piaciuta l'intervista di Nordio, giustizia, sto con Nordio, sanzioni ai PM che sbagliano. Ma Nordio fa un'altra intervista oggi, la fa al Corriere della Sera, eccolo qua, vediamo se lo rintracciamo. Eccolo qua, siamo a pagina 13 del Corriere della Sera, è Virginia Piccolillo che lo sente. Se ieri, diciamo, il cuore dell'intervista era la modifica delle norme relative all'informazione di garanzia e la segretezza auspicata da Nordio del registro degli iscritti in un'indagine, oggi il titolo, il focus del Corriere è sulla Severino e secondo Nordio occorre attribuire, ci sembra anche questa una cosa che dal punto di vista costituzionale è cristallina, si è colpevoli solo dopo sentenza definitiva, quindi la terza, Nordio dice per i condannati in primo grado della Severino deve esserci la possibilità di candidarsi. Sulle questioni della giustizia continua a imperversare Donatella Stasio. E chi è Donatella Stasio? È una signora che si occupa di informazione, giornalista, cioè che è stata la portavoce della Corte Costituzionale e curiosamente la verità ha fatto notare come lei avesse anticipato sulla stampa il giudizio della Corte su le eccezioni di illegittimità costituzionale. Oggi, diciamo, alla Stasio non si dà pace, quindi anche lì la cosa si sarà sentita con Massimo Giannini, proviamo a sceneggiare la cosa, a renderla, cioè, ma porca miseria, qua abbiamo Nordio garantista, che si può fare, che si può fare, come lo possiamo attaccare? Allora si è presa la frase in cui Meloni, aderendo alle tesi del suo ministro, ha detto: io sono garantista per tutta la fase pre-sentenza, divento giustizialista nella esecuzione della pena. Che ovviamente alla lettera è una frase non felicissima dal punto di vista liberale, ma esprime chiunque abbia onestà intellettuale comprende che la Meloni è nel pieno di un percorso, fa una scelta totalmente garantista, cerca però almeno, diciamo, sul piano della certezza della pena di tenere un punto che sia comprensibile per i suoi militanti storici. E invece Anastasio spara a palle incatenate, la modernità impossibile del carcere senza diritti, l'idea giustizialista della pena rivendicata dalla Premier è incompatibile con i tempi. Vabbè, insomma, ci fa tutta una cosa, figurarsi, tocca il mio cuore, il tema della civiltà delle carceri è una questione di importanza assoluta per chiunque abbia un minimo di sensibilità, non occorre aver letto Beccaria, però ma la condizione indegna delle carceri italiane è colpa della Meloni. Cioè, dopo 70 anni di governi di altro tipo e le carceri, dove peraltro si trovano anche persone innocenti, ridotte a un pozzo indecente, senza fondo, con gente ristretta in spazi minimi, con condizioni igieniche e sanitarie da far vergogna, colpa della Meloni. Paginone sulla stampa, ci vuole veramente coraggio. A proposito di giustizia, il tempo ci fa sapere che doveva essere in questi giorni la votazione delle due Camere per il rinnovo di alcuni membri del CSM e quindi per il rinnovo del CSM. Voi sapete che dalla componente scelta dal Parlamento che poi viene fuori in genere spesso il possibile vicepresidente del CSM, ma tutto è rinviato a gennaio perché la Camera è occupata con la legge di bilancio. Peraltro anche lì c'è da sperare che per esempio la candidatura di un grande galantuomo come l'avvocato Giuseppe Valentino possa crescere. Sarebbe davvero una notizia interessante se Valentino andasse al CSM e ne divenisse vicepresidente. Va bene, vi abbiamo già citato Bonaccini, intervistato dalla stampa,
E la Schlein, intervistata invece ieri sera da Fazio, dove ha annunciato che alle 17:30 di oggi prenderà la tessera alla Bolognina. Quindi, insomma, rimettete gli orologi sul meridiano, non di Greenwich, ma sul meridiano della Bolognina, perché la Schlein prende la tessera. Ma attenzione, tenetevi forte, ve l'avevamo preannunciato. Concita De Gregorio. Allora, siamo a pagina 24 di Repubblica. Foto della signora Soumahoro. Foto non quelle, diciamo, un po' osé contestate dalla signora Soumahoro, che aveva fatto 10 anni fa e che a suo avviso il fotografo ha messo in circolazione contro la sua volontà. Erano foto, come si dice in questi casi, per un book artistico, diciamo. Ma le foto più recenti, quelle, diciamo, un po' da influencer, in cui c'è la signora tutta elegante, a tracolla, e poi in mano sinistra una borsa e due bauletti griffati Vuitton, e che fa Concita De Gregorio? Accorre in difesa della griffata Lady Soumahoro, le borse di lusso e il corpo esibito. Perché difendo Lady Soumahoro? Cosa disturba che ama i vestiti firmati come l'influencer? Perché è nera? La cura del proprio corpo è un gesto di amor proprio, lo fai per te stessa. Va bene, allora qui la De Gregorio ci prende per il culo, cioè il tema non è la borsa della signora Soumahoro, il vestito e meno che mai il fatto che sia di pelle nera, di pelle bianca, di pelle gialla, cioè questa è un'insinuazione francamente indecorosa. Il punto è un altro, che la De Gregorio in 12-13 mila battute fa finta di non vedere. Cioè il punto è, ma è possibile che si accusano le cooperative di cui fai parte di avere ricevuto a vario titolo una sessantina di milioni di euro? Le si accusano di non pagare i dipendenti, eccetera, di tenere gli ospiti in condizioni indecorose, di non aver pagato le tasse, e tu fai l'influencer con la borsa di Vuitton. È questo cortocircuito. Ma là De Gregorio preferisce, diciamo, stavo per dire partire per la tangente, ma prendere una strada laterale, e dice che queste immagini ci disturbano perché è nera. Va bene, finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. Questa sera alle 19, come preannunciato, Stefano Graziosi. Poi ci ritroviamo domani mattina alla stessa ora alle 7. Non dimenticate, da qui ad allora, di passare in edicola e di prendere La Verità, che anche oggi è piena di cose interessanti. Buona giornata.